Salve, sono Camillo Iovino dell'Officina di Studi Medievali di Trapani. Quest'anno l'Officina ha deciso di registrare e mettere online tutte le conferenze che farà. Iniziamo con i Vangeli Gnostici, l'ala esoterica del cristianesimo primitivo. Presenterà il professore Salvatore Girgenti, il relazionale il dottore Puccio. Buona visione a tutti. Questa sera iniziamo il nono anno della nostra attività e per Trapani credo che sia anche una grossissima impresa, anche perché devo dire e devo anche ringraziare tutti gli amici sempre che ci seguono, che abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Penso che ci siamo riusciti, sentendo anche il termometro esterno. Noi stasera iniziamo con questa conferenza sui Vangeli Gnostici, conferenza che tiene il nostro amico Renato Puccio. Renato Puccio per me è molto conosciuto anche per il tipo di lavoro che svolgeva, ma principalmente è stata anche una sorpresa scoprire dopo tempo che lui si dedicava allo studio del cristianesimo delle origini. Credo che abbia già all'attivo tre pubblicazioni o quattro pubblicazioni, tre pubblicazioni di cui mi ha fatto sempre omaggio e che io ho letto sempre con molto interesse, per cui mi è sembrata la persona più indicata stasera per poterci parlarci dei Vangeli Gnostici. Perché dico riparlarci? Perché se non ricordo male, la prima conferenza forse che noi abbiamo fatto 9 anni fa fu proprio sui Vangeli Gnostici. In realtà l'argomento, come dicevo, è molto interessante e sicuramente anche noi questa sera non riusciremo a esaurirlo totalmente. Perché è interessante in sintesi? Perché forse la storia del cristianesimo, nella storia della religione in genere, è quella che ha, diciamo, un aspetto molto più eterogeneo, molto più complesso. E dico questo perché nei primi 3 secoli del cristianesimo, voi non sapete quante correnti esistevano. Fra queste correnti addirittura c'era chi sosteneva che Dio era uno solo, chi sosteneva che le divinità erano due, chi sosteneva che il mondo non era stato creato da Dio, ma era stato creato da un'entità inferiore. C'è chi sosteneva che Gesù non era l'essere divino, ma era a metà essere umano ed essere divino. Addirittura chi sosteneva che lo Spirito Santo di questa divinità oppure questa divinità è entrata nel corpo di un comune mortale e che abbia abbandonato la divinità, il corpo di un comune mortale quando stava per essere crocifisso. Quindi vedete che eterogeneità c'era. E molte comunità cristiane per 3 secoli hanno seguito nella loro fede, nelle loro pratiche religiose, hanno seguito determinati Vangeli. Quando il cristianesimo divenne la religione ufficiale dell'impero romano, ecco, ci fu la necessità di mettere un po' d'ordine, no? In questa visione eterogenea della teologia. Per cui, dopo ampie discussioni, nel Nuovo Testamento furono inclusi semplicemente 4 Vangeli. Noi li conosciamo come Vangelo di Luca, Marco, Giovanni, però in realtà sono anonimi, sono stati nomi messi così tanto per dare un nome, ma anche oggi la stessa Chiesa ammette che non sono stati. Cioè, ha messo un secondo Luca, secondo Marco, secondo Giovanni. Mentre in realtà c'erano tantissimi altri Vangeli, tipo che so, il Vangelo degli Egiziani, il Vangelo di Maria Maddalena, il Vangelo di Maria, il Vangelo di Simon Pietro, il Vangelo del fratello gemello di Cristo, Didimo, Giuda, Tommaso. Ma come c'erano anche diversi atti, noi conosciamo solo gli atti degli apostoli, scritti probabilmente da Luca, ma non è detto che sia Luca e non è l'unico atto, ci sono molti altri atti degli apostoli, compreso quello di Pietro, e ci sono le Apocalissi. Noi conosciamo l'Apocalisse di Giovanni, no? Ma ci sono tantissime altre Apocalisse, fra cui sino al III secolo quella che faceva testo era una famosa Apocalisse chiamata Il Pastore di Ermia, che nessuno, cioè sono in pochi a sapere che esisteva anche questa Apocalisse. Quindi ripeto,
esclusi tutti gli altri, ma esclusi i Vangeli che per tre secoli comunità cristiane sparse in Oriente e in Occidente, ecco, avevano come punto di riferimento. Allora la domanda che noi oggi ci poniamo, se per caso questa guerra intestina che c'era tra le correnti cristiane fosse stata vinta da un'altra corrente cristiana, noi sicuramente avremmo oggi una pratica religiosa e una fede religiosa completamente difforme da quella a cui tutti noi oggi aderiamo. Quindi la conoscenza del cristianesimo è fondamentale, la storia del cristianesimo è fondamentale, perché? Perché è una maniera di esercitare il nostro senso critico. Devo dire purtroppo che stasera qualche socio, anche per mi ha detto, dice, no, io non vengo perché l'argomento non mi piace, questi Vangeli gnostici non mi piacciono. Cioè io posso rispettare, come rispetto sempre, la posizione, la fede, la religione di ognuno di noi, ma ecco, non possiamo distinguere nello studio tra ciò che è positivo e ciò che dal nostro punto di vista non è positivo. Perché se io accetto solamente il positivo, allora faccio parte di quella valuta culturale che tutti noi condanniamo. Anzi, credo che proprio la positività si va a riscontrare nella non positività, perché in quel momento che c'è il confronto, c'è il dibattito, c'è un'apertura critica e quindi c'è una maniera per poter anche approfondire o allargare la nostra conoscenza. Penso che questo preambolo possa essere stato sufficiente per dire il motivo per cui abbiamo scelto i Vangeli gnostici. Dopodiché io ho parlato troppo e lascio il microfono al mio caro amico. Signore e signori, buonasera e benvenuti al nuovo ciclo di conferenze per il 2016 e 2017. Prima di iniziare mi corre l'obbligo, perché corre, di ringraziare ancora il direttore per avere simpaticamente degradato il Medioevo fino al secondo secolo d.C. così da consentirci questa chiacchierata. Gnosticismo, dunque, esso è entrato nella storia come un fenomeno culturale di natura filosofica o ereticale, vario e complesso, che dapprima si è accostato al primo cristianesimo e dopo si è insinuato. E qui ci fu subito un problema, perché il cristianesimo, ora come allora, non è una filosofia. Ed allora, per citare Ernesto Bonaiuti, illustre storico e sacerdote, defunto nel 1946, autore di una storia del cristianesimo che fa paura perché è alta così, non era una filosofia il primo cristianesimo, era una consegna religiosa con tutti gli obblighi che sono connessi con una consegna. Quindi si sostanziò in un movimento mistico ed apocalittico, l'attesa della fine dei tempi, che veicolava un messaggio di salvezza, quindi contenuti diversi. Era una consegna di conversione, obbligo a convertirci, un precetto di trasmutazione di valori. Tutto quello che c'era prima non vale più niente. Se volete aderire, questa è la nuova storia. Per contro, definire il gnosticismo come un semplice una semplice corrente ereticale che ha dato fastidio al primo cristianesimo è certamente riduttivo. Ed allora come facciamo? Per fare chiarezza e per partire con il piede giusto, ci conviene fare quello che gli storici tedeschi della seconda metà dell'Ottocento hanno chiamato lo Spitz im Leben. È una parola che fa paura, ma poi alla fin fine significa il contesto storico di riferimento. Se noi non andiamo a indagare il contesto storico dove è sorto lo gnosticismo, non capiremo più. Ma questa operazione va fatta per qualunque ricerca storica, a maggior ragione per ricerche complesse come quelle dello gnosticismo, come andremo a vedere. Quindi, per partire con il piede giusto, faremo una breve, a volo d'uccello, storia delle origini del cristianesimo, perché altrimenti non riusciamo a capire attorno al 120-180 d.C. dove si insinuò lo gnosticismo e perché si insinuò in quella fascia e in quel tipo di fede. Gli echi congiunti del processo più breve della storia
dell'esecuzione più infamante non si erano ancora spenti, che apostoli e primi seguaci di Gesù si erano totalmente dissolti in preda al panico. Stupore e scoramento li avevano spinti dentro una confusione più totale. Era successo che piuttosto che l'avvento del regno di Dio, che Gesù aveva predetto dovesse realizzarsi entro la fine della vita di ciascuno di tutti i presenti, quindi praticamente entro 80 anni, non oltre, visto che aveva una paura anche assai, e la parosia non si chiama parosia, l'avvento del regno di Dio, non si era verificato, quindi stupore, che stava succedendo, non solo non si era verificato, ma il Messia, importante, il Salvatore era finito in croce, quindi avevamo avuto il prevalere delle forze del male su quelle del bene, per cui lui tanto aveva lottato. Scoramento, però improvvisamente ritornano, abbastanza presto ritornano a Gerusalemme. E, dal punto di vista spirituale, il motivo del ritorno fu la solidità e la fondatezza del messaggio innovativo, attenzione, molto innovativo, che Gesù aveva mollato in tutta la Galilea e buona parte della Giudea, in 3 anni di predicazione. Lì è più attendibile il Vangelo di Giovanni, che dice che ha predicato 3 anni, mentre Matteo e Marco dicono che ha predicato una sola stagione, ma sarebbe stata troppo poco, troppo precisa. Quindi ritornano e riprendono la missione del loro maestro, a rischio della vita. Se guardiamo questi stessi avvenimenti, non dall'interno con gli occhi di chi fuggiva, ma dall'esterno, suffragati quindi da una visione storica, vediamo che assistiamo ad un lavoro minuto e grandioso di fondazione di un linguaggio. Il linguaggio cristiano è totalmente diverso dal linguaggio pagano e anche dal linguaggio ebraico. Alla costruzione di un credo che rinnova nelle radici i valori della vita. Perché i valori che ha portato, io sono laico, non sono praticante, i valori che ha portato nella società civile Gesù Cristo sono fondamentali, prova ne sia che siamo qui ancora a parlare di. Cos'era successo? Che quella piccola e anonima Palestina, 40 km per 80, praticamente la stessa metri quadri della Sicilia, era avvenuto l'incontro di quegli uomini con il loro Dio e il tutto stava fruttificando nella dimensione del tempo. Quindi qualcosa di importante. La prima chiesa non fu una chiesa simile, ma non fu una chiesa simile alla tua. Importante, ma non simile alla tua. Come diceva il nostro direttore, dobbiamo toglierci dalla testa che il primo cristianesimo sia anche solo vagamente simile a quello che è la nostra fede oggi. I concetti fondanti sono gli stessi, però l'uso che se ne faceva, le metodiche e le infiltrazioni all'epoca erano consistenti. Attenzione, non è che oggi abbiamo un cristianesimo unificato. Vi ricordo, e anche questa è statistica, che nel mondo c'è la fede cristiana la più numericamente la più diffusa, ma nel mondo ci sono non 17 ma 175 fedi cristiane che hanno in comune solamente la figura di Cristo quale fondatore e come il Signore Dio. Per il resto divengono in molte molte cose. Quindi c'è un pochino di confusione. C'era la stessa confusione nell'epoca della Genesi, perché tutto nasceva, maggior ragione. Se si stava creando un nuovo sistema, maggiore confusione. Allora, acceleriamo un pochino. La prima chiesa, stavo dicendo, non fu quella attuale, fu quella di Giacomo, disturbata dall'esterno da quella di Paolo. Le chiese di Giacomo e di Paolo sono state oggetto di una precedente conferenza, ragione per cui non mi posso dilungare. Basti qui sapere che erano due chiese per la prima volta totalmente diverse. Quella di Giacomo vedeva in Gesù, Giacomo ricordo era il presunto per la Chiesa Cattolica, fratello di Gesù assieme ad altri fratelli. E quindi Giacomo vedeva in Gesù, ovviamente che era suo fratello, solamente un uomo e non un Dio, un uomo illuminato che aveva ricevuto da Dio direttamente il messaggio, il compito di annunziare a tutti il regno di Dio, l'avvento del regno di Dio, cioè una nuova epoca che avrebbe cambiato tutto. Invece Paolo, e questo è il primo elemento di disturbo che intervenne subito, dopo 10 anni, Gesù si suppone che sia passato, sia andato a raggiungere, abbia raggiunto il Padre attorno al 33, al 30, perdono, al 30, quindi dopo 10 anni già Paolo dall'esterno,
con pochissimi accessi a Gerusalemme perché non era gradito, 2 o 3 accessi, ma dall'esterno in tutta l'Asia Minore, Damasco, Grecia, Corinto e anche con puntate diciamo a Creta, aveva lanciato un altro messaggio, quella della fede del cristianesimo paolino. Era tutta un'altra fede. Per Paolo Gesù era figlio di Dio e Dio egli stesso. Dal 40 al 60 quindi abbiamo questa azione di disturbo e quindi 2 cristianesimi diversi. Cosa successe nel frattempo? Un terzo elemento, un grosso terzo elemento di perturbazione. Questa volta non era un elemento interno e di disputa religiosa, questa volta era un elemento di disturbo politico e molto più serio in termini di vita umana. Era successo che a Gerusalemme nel 66 inizia la grande rivolta contro i Romani e questo avvenimento tragico avrà delle conseguenze negative e positive sul primo cristianesimo, come andiamo a dire. Brevemente, nel 66 d.C. Roma aveva il vizio di mandare in Palestina dei procuratori che erano uno più... oltre che questo, ma quella era la prassi perché si andava a fare solamente il procuratore per poter arricchirsi. Oltre che mangiatari erano anche un pochino corti di cervello. Oltre al nostro famoso Pilato che gli ortodossi hanno fatto santo perché di santificabile non aveva proprio nulla, nel 66 abbiamo Gessio Foro, il quale per vantando delle tasse arretrate decide di sequestrare 17 talenti, un talento valeva parecchio, sottraendolo al Tempio di Gerusalemme. Ora tutto ciò che era pertinente al Tempio di Gerusalemme, dalla moneta alle tende, all'arca che ci stava dentro, qualunque cosa dentro quel luogo sacro era sacro per gli ebrei. Quindi naturalmente ci furono delle sommosse immediatamente. Gessio Floro reagì in maniera sbagliata, mandò la legione a saccheggiare alcuni quartieri di Gerusalemme e scoppiò la rivolta, istantanea e terribile. Furono buttati via tutti i filoromani, soprattutto i sacerdoti sadducei, d'accordo con l'autorità, le ville furono saccheggiate e date alle fiamme. Lo stesso Gessio Floro dovette abbandonare d'urgenza Gerusalemme, che cadde in mano degli zeloti, l'ala estremista e sicaria viene da siga, breve pugnale con il quale si infilza e poi si nasconde. E Gerusalemme per poco tempo rimane completamente in mano degli zeloti. A Roma ci stava Nerone. Tra la suonata di arpa e la declamata di poesia, Nerone decide che bisogna fare qualcosa perché questi palestinesi stavano proprio a rompere. Ed allora, siccome doveva, la rivolta era imponente, massiccia, doveva affidare 7 legioni. 7 legioni non si possono affidare a un generale valido, importante e deciso, perché verrebbe a essere destabilizzato lo stesso impero, in quanto Nerone era già traballante. Allora Nerone pensa di dare l'incarico a Tito Flavio Vespasiano, il quale era un generale tranquillo e anche anziano in età, e che lui aveva confinato in Grecia perché aveva commesso il grande errore di addormentarsi mentre Nerone suonava l'arpa e declamava le sue poesie. E quindi lui stava lì senza incarichi. Dice, vabbè, do l'incarico a Tito Flavio Vespasiano, che il suo pericolo non me ne porta. Gli affida le 7 legioni e Vespasiano, assieme al figlio Tito, parte per bonificare, tra virgolette, alla romana il territorio di Gerusalemme. Ci mette 3 anni e siccome i romani in queste cose sono veramente sopraffini, Tito Flavio Vespasiano, che non era un generale da poco perché si era fatto le ossa in Britannia e i britanni, ora come allora, sono un duccio di altri, praticamente arriva e in 3 anni, con il trascorrere di 4 imperatori, Nerone, Galba, Otone e Vitellio, conquista Gerusalemme, diventa imperatore, si dedica a un magnifico trionfo, porta via l'arca a Roma, l'arca, le tende e scena una colossale a Roma manifestazione dove lui fa la pantomima della presa di Gerusalemme. Gli effetti collaterali di questa operazione politica fatta dai romani furono svariate decine di migliaia di morti tra gli ebrei, che praticamente
Ancora oggi piangono inclinando con la testa davanti al muro del pianto, perché si chiama così in quanto allora morirono metà della popolazione. Quindi uno sguardo ci avviciniamo all'argomento dell'agnosticismo. La situazione è soffrire nel primo secolo. Le prime chiese si avviano cristiane, le due, si avviano a un processo lento di omologazione, perché fino a quando rimangono così separate ognuno parla la sua lingua, quindi bisogna omologarsi, e questo è un meccanismo che ha consentito alla Chiesa cristiana prima e cattolica dopo di sopravvivere, altrimenti si sarebbe persa la strada. Un altro, torno al centro, la Chiesa cristiana con difficoltà e ancora con varie anime tende a omologarsi. Un altro argomento ebbe la sua brava valenza e fu quella dell'inurbamento. Il cristianesimo, piuttosto che rimanere in campagna, in mezzo ai contadini, decide di inurbarsi. L'inurbamento favorisce qualunque diffusione di tendenza religiosa o culturale, perché le teste sono là a discutere, in campagna si discute di meno. E quindi grosse città come Antiochia, Damasco, Corinto, Colosse, Efeso, Rodi, Alessandria e Roma divennero la culla dei primi cristianesimi. Mentre la chiesa di Giacomo rimase arroccata a Gerusalemme, ma in seguito alla distruzione del 70 d.C. attuata dai Romani è costretta persino ad emigrare a Pella e non rientrerà mai più a Gerusalemme. A Pella la chiesa di Giacomo rimarrà per 200 anni un po' isolata e poi si spegnerà, perché non avevano la tendenza che aveva Paolo a scrivere. Paolo scriveva come lettera, parlava, Paolo faceva una testa tanto a tutti. Loro no, loro parlavano da bravi ebrei, parlavano solo, scrivevano poco, perché la scrittura era solo quella della Torah, si scrive, libro sacro, tutti gli altri che si mettono a scrivere sono presuntuosi. Lo stesso Gesù non ha mai lasciato nulla di scritto, non perché non potesse leggere o scrivere, perché non voleva lasciare nulla di scritto. Era una tendenza. Definivano la parola la dimora di Dio. Sì, sì. La dimora di Dio, in questa parola ti tengo una frase. Di questa parola Dio ne aveva dato, ne aveva messo sulla terra 10 misure, la misura era una specie di sacco, e di queste 10 misure 9 misure le avevano carpite le donne e una sola misura era rimasta per gli uomini, quindi gli ebrei questo pensavano delle donne, che naturalmente vabbè, chiusa la parentesi e un'altra, quindi l'urbamento nelle grosse città è stato enfatizzato molto. Per quanto riguarda il primo cristianesimo, il fatto che nelle grosse città ci fossero delle masse povere, non è vero. Il primo cristianesimo attecchisce sia nelle masse povere, perché il messaggio era induttivo, sia nella borghesia e soprattutto anche nelle masse agiate, perché masticavano di filosofia e il primo cristianesimo aveva qualcosa di pertinente alla filosofia. Furono comunque anni non facili, di assestamento, con continue dispute con il potere ebraico e con i pagani. Le dispute con il potere ebraico furono piuttosto vivaci, perché a parte il fastidio che dava questa nuova fede nata dalla costola dell'ebraismo, succedeva che c'era una concorrenza e poi gli ebrei soprattutto temevano di perdere la caratteristica di religio licita che lo Stato romano aveva loro concesso. La religione ebraica era stata riconosciuta dai romani e quindi, questo lo sanno pochi, no? I romani tolleravano, ma non il cristianesimo, perché era, loro ancora non, nel 100 d.C. non avevano fatto la distinzione tra cristianesimo e ebraismo, per cui gli ebrei avevano la religione licita, i cristiani no, ragione per cui ci fu anche questo conflitto, perché questi cristiani si agitavano tanto e avrebbero dato probabilmente l'occasione ai romani di revocare anche agli ebrei la condizione di religione licita. In quell'epoca inoltre i Sadducei perdevano ogni dominio, che erano i sacerdoti colti che avevano mandato a morte Gesù e anche Giacomo nel 62, suo fratello, nel 62 d.C. Per cui un altro argomento poi c'era di conflitto. Alcuni cristiani, vedendo che l'avvento del regno di Dio non si era realizzato durante la fine della prima era, erano tornati alla fede cristiana, alla fede ebraica. Erano tornati alla Torah perché le feste erano più gioiose, si cantava, si ballava, eccetera, mentre il cristianesimo è impegnato a crescere e quindi era più travagliato. Gli ebrei avevano una fede alle spalle di 800 anni e erano già stabilizzati.
ma problemi cominciavano ad aversi anche con la società pagana, perché questo mondo spirituale dei cristiani era diverso da quello degli stessi, soprattutto non tolleravano questa impossibilità, incapacità a volere sacrificare all'imperatore che era anche Dio. Era questo fu il punto nodale per cui poi si svilupparono tutte le persecuzioni, il mancato riconoscimento della figura divina dell'imperatore. Del resto quelli giustamente avevano un unico Dio, non potevano riconoscere. E allora vediamo che Luciano di Samosata, dal 120 al 180, torna al 150, quindi nel periodo di cui stiamo interessandoci, dice testualmente: gli sventurati, cioè i cristiani, infatti si sono convinti in modo assoluto di essere immortali e di vivere in eterno, ragione per cui disprezzano la morte e in più si consegnano spontaneamente alle persecuzioni. Per questo il primo legislatore li convinse che erano tutti fratelli l'uno dell'altro, una volta che avessero rinnegato gli dei greci, disobbedivano loro. In sostanza una diversità totale, non vi sto a leggere tutto, naturalmente, perché altrimenti il direttore come mi richiama. Un altro polemista, Celso, nel 178, quindi una quarantina di anni dopo, addirittura pubblica il De Vera Doctrina, dove adduce contro i cristiani, i neocristiani, una presunta natura sediziosa perché si sono di per sé separati dall'ebraismo. Ancora, dei contenuti dottrinari che non sono né originali né convincenti ed inferiori al postulato dei filosofi greci. E per ultimo, l'arroganza di arroccarsi su un solo Dio e di non volere, la cosa pratica, appunto, sacrificare all'imperatore. Per porre rimedio a questa situazione di crisi, i vertici della neonata chiesa, gli ebrei già in precedenza non si erano opposti all'imperatore, qualcosa. Per gli ebrei loro avevano Graziella, alla fine altrimenti ci perdiamo poi, sì. Poi ce ne torniamo, sì. Avevano una posizione, comunque erano più furbi, dovevano in breve conservare la condizione di religione lecita, per cui i farisei ne discutevano, ma i sadducei erano totalmente i farisei ne discutevano pure in separata sede, apertamente cavavano la testa, ma poi sotto sotto fomentavano. Infatti gli zelotti erano una branca di farisei. I vertici della neonata chiesa cristiana si attivarono a difesa e in un primo tempo furono compiti di funzioni interscambiabili, e la difesa consisteva nel darsi un'organizzazione. Il vescovo per la prima volta sorge, poi i presbiteri, i preti e poi i diaconi. In un primissimo tempo, proprio i primi anni, furono funzioni interscambiabili, poi si fossilizzarono e i vescovi rimasero vescovi e i presbiteri o preti rimasero preti. La produzione di queste diversità, come dicevi tu, furono una serie copiosa di Vangeli, tutti cristiani. Non stiamo parlando dei Vangeli gnostici, ne parliamo fra 5 minuti. Di Vangeli tutti cristiani. Io, che non ho una buona memoria, ne leggo solo alcuni per far capire i titoli di alcuni, per far capire la varietà, il numero, come tu citavi. I Vangeli, solo i titoli, non diciamo ognuno di che cosa si tratta. La lettera degli Apostoli, Papiro Egerton 2, ognuno di questi ha un contenuto, se volete poi lo possiamo relazionare insieme. Proto Vangelo di Giacomo fratello di Vangelo degli Ebioniti, sempre il fratello di Gesù. Vangelo degli Egiziani. Vangelo dei Nazareni. Vangelo di Pietro. Vangelo dell'infanzia di Tommaso. Ognuno di questi era un Vangelo che loro, nelle loro riunioni del sabato prima e domenica dopo, la domenica sorge nel 300 d.C., prima rimanevano ancorati ancora al sabato, che era la festa degli Ebrei. Il Vangelo secondo gli Ebrei. Non è finito, come diceva sapientemente il nostro direttore, ci sono anche gli atti. Gli atti di Giovanni, li cito solo. Gli atti di Paolo, gli atti di Pietro, gli atti di Pilato, pure Pilato, arrabbiatissimo con questa rogna che gli era capitata tra capo e collo, Pilatesimo. Aspetta, ma no. Gli atti di Tommaso, per fare contento lui, gli atti di Tecla, che avevano lasciato assolutamente lui.
Le epistole, stiamo finendo di leggere. La Didache, molto importante perché parla del periodo dal 360 che riguarda la chiesa di Giacomo, che è completamente misconosciuta. La Didache era il manuale della chiesa di Giacomo. Loro non scrivevano nulla, ma qualcun altro scrisse su di loro. Ed è il 100 d.C. La terza lettera ai Corinzi, la lettera ai Laodicesi e la lettera di Barnaba sono false lettere di Paolo che però descrivono i contenuti del primo cristianesimo. La prima lettera di Clemente invece è molto importante perché è del 96 d.C. e quindi parla della prima fede a Roma di Clemente. La seconda lettera di Clemente è la lettera di Pietro a Giacomo. E finiamo tutte queste lettere, altrimenti ci siamo. No, ancora un punto, no. Lettera pseudo Clementina e le Apocalissi. Apocalissi, io ne ho solo due, tu perché ormai non siamo aggiornati. L'Apocalisse di Pietro e il pastore di Erma. Che famoso. Questa dunque è la situazione generale quando lo gnosticismo prima si accostò al primo cristianesimo e poi si insinuò, tentando un'operazione di trasformazione dall'interno, operazione quindi culturalmente molto pericolosa e varia. Letteralmente gnosi significa conoscenza, gnosis in greco significa conoscenza, quindi ogni tipo di conoscenza è gnosis, basta. In questo caso, nel caso nostro, la gnosi è una conoscenza rivelata quindi esoterismo, rivelata a pochi che grazie a questa conoscenza possono intendere tra virgolette, cioè capire messaggi che altrimenti sarebbero incomprensibili. Tentiamo una definizione prima di passare a una breve storia e poi passiamo ai Vangeli gnostici. La gnosi è una corrente religiosa emersa in età ellenistico-romana, quindi in ambiente ellenistico-romano, non giudaico, nei secoli tra il primo ed il terzo, che affonda le sue basi nel dualismo iranico, nel misticismo ebraico e soprattutto nel dualismo platonico. Soprattutto. Ognuna di queste specifiche, dualismo iranico, brevissimamente, il dualismo iranico si basava, era tutto un dualismo, bene, male, giorno, notte, uomo, donna, peccato, ascesi, la realtà era dualistica. Noi sappiamo che la nostra realtà moderna è spesso dualistica, anche il polvalente. Nel misticismo ebraico invece c'erano delle correnti di rivelazione direttamente da Dio. Il dualismo platonico era uno sciallo naturalmente, perché Platone aveva creato, inventato il mondo dell'Urano, dove stava il Dio, il nome che eccedeva. Buona parte di questo dualismo platonico finisce, scende, viene scaricato sicche e semplicite dentro le concezioni di Dio. La salvezza dell'Adezzo era conseguita attraverso la conoscenza di complesse relazioni cosmiche tra l'uomo e Dio e la comprensione della collocazione dell'uomo all'interno di questo cosmo, cioè prima, l'operazione era duplice per la verità, prima indagare dentro se stessi per capire come siamo e come ragioniamo, secondariamente, dopo aver definito il proprio io, collegarsi con questa entità superiore per accedere a forme di conoscenza assolutamente superiori a quelle comuni. Tutto si basava su conoscenze segrete ed esoteriche del divino riservata a pochi iniziati, quindi grossa differenza con il cristianesimo. Da una parte fede aperta a tutte, addirittura per definizione, venite fratelli, dall'altro conoscenze riservate a chi può capire. L'incrocio di questi elementi, se vogliamo così, eterogenei, ne marcano la genesi dello gnosticismo, di quella grossa fucina intellettuale che fu la meravigliosa città, meravigliosa per me, di Alessandria. Mentre Roma viveva ingessata col potere politico vicino, Damasco ballava tra ebraismo e cristianesimo, Alessandria d'Egitto era un miracolo in terra. Alessandria d'Egitto, ben squadrata dall'assediario romano, era una città fantastica perché convivevano tre tipi di fede e tre popolazioni totalmente separate, in quartieri separati, l'ebraica, l'egiziana, quindi quella locale, l'autoctona, e quella, l'ebraica, la cristiana, l'ebraica, la cristiana e l'egiziana. E la pagana, perdono,
Quindi naturalmente un po' in pace, un po' in guerra, perché le rivolte ad Alessandro d'Egitto per motivi ideologici erano molto frequenti. Però ognuno scambiava questo interscambio di relazioni intellettuali che era vivace, ragione per cui si discuteva molto. E quella fu la fucina di Vinius Sicilia. Per la verità, accenni di rivelazioni esoteriche si trovano, udite bene, anche nei nostri Vangeli canonici. E qui vado a leggere, Marco fa dire a Gesù, Marco, uno dei Vangeli canonici, fa dire a Gesù: a voi è stato confidato il mistero del regno di Dio, a quelli di fuori invece tutto viene esposto in parabola, perché guardino ma non vedano, ascoltino ma non intendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. Anche Matteo fa dire a Gesù: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Anche Paolo, nelle sue visioni, afferma di aver udito parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunziare. Che cosa voglio dire? Che anche all'interno della prima fede cristiana avevamo elementi di tradizione ebraica dove il mistero esoterico viaggiava. Solitamente lo gnosticismo viene suddiviso in tre sottoculture: una gnosi dotta, che si basava sugli insegnamenti dei maestri Basilide, Valentino, Tolomeo e Marcione, brevemente ne parleremo, citeremo un paio di essi; una gnosi volgare, sostenuta da Cerinto, Carpocrate, Simon Mago e Menandro; e una gnosi ermetica. Come dicono le stesse parole, la gnosi dotta era quella che presupponeva, era più attinente alla filosofia, una conoscenza filosofica per cui i padri della Chiesa e gli stessi gnostici discutevano liberamente in materia. La gnosi volgare riguardava, aveva effetti solamente, era intessuta di astrologia iranico-babilonese e comunque era praticamente, erano dei cerimoniali di magia bella e buona. E la gnosi ermetica era una terza gnosi che riposava sul Corpus Hermeticum, un'opera di Ermete Trismegisto, che era la cui genesi era dovuta alla crisi dei valori relazionali del mondo greco e romano. Essendoci questa crisi di valori, questa gnosi si era insinuata. Da subito gnosticismo e cristianesimo entrarono in concorrenza, quindi i poveri cristiani e le origini, oltre ad avere la concorrenza con gli ebrei, la concorrenza con i pagani, si beccano pure la concorrenza con gli gnostici. E perché? Perché in un primo momento si ebbe anche un connubio, però i cristiani si accorsero che gli gnostici erano subdoli, si infilavano dentro alle cerimonie cristiane, spacciandosi completamente per veri cristiani, assistevano religiosamente alla cerimonia, poi dopo in separata sede facevano dei commenti e rapportavano il commento sulla base del loro pensiero gnostico. Quindi non avevano certamente la specie della franchezza, e questo non poteva essere gradito. E ricordiamo anche, perché questo è importante, spunti di proto-gnosticismo, una specie di accenno di gnosticismo, si hanno anche nel quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni, e soprattutto nell'Apocalisse di Giovanni, presunto di Giovanni, che rimane nel nostro Nuovo Testamento. Che se voi provate a leggere come ho fatto io, è una cosa da capogiro praticamente, perché ci sono molti elementi esoterici incomprensibili, voluti, perché chi l'ha scritto voleva che rimanessero incomprensibili, che quando si gioca sul terreno dell'incomprensione si può giocare con due o tre carte contemporaneamente. La chiarezza invece non lascia adito a nessuno. La studiosa inglese Elaine Fagel, che io apprezzo, autrice di un volumetto, Evangeli Gnostici, che consiglio, ritiene che la crisi, che lo gnosticismo ebbe origine da una crisi esistenziale filosofico-religiosa dovuta al disgregarsi del pensiero religioso tradizionale ebraico ed anche giudeo-cristiano della Chiesa di Giacomo. Siccome dopo la distruzione di Gerusalemme, ebraismo da un lato e la Chiesa di Giacomo dall'altro andarono in crisi, questo agevolò la diffusione del gnosticismo. E questo ci interessa, perché tutte le condizioni che agevolano e tutte le condizioni che sono deterrenti vanno riferite in questa conferenza.
Parliamo adesso della gnosi cristiana, lasciando da parte la gnosi quella volgare o ermetica, perché altrimenti, giusto? La gnosi cristiana era intesa, le caratteristiche erano due o tre fondamentali, era intesa come una conoscenza in senso spirituale, per cui si arrivava alla illuminata rivelazione di Dio passando attraverso un percorso, anche lì attraverso un percorso di conoscenza, che comprendeva la consapevolezza del proprio io, la comprensione della natura in generale e del destino che ci guida. Gli gnostici cristiani, qui arriviamo alla nota dolente, non vedevano in Gesù un Dio. Loro vedevano il Dio era un diverso, addirittura diverso dal Dio del Vecchio Testamento, un loro Dio che viveva da solo, isolato, puro spirito, quindi inavvicinabile e inavvicinato, che viveva da solo, sperato, in un mondo superiore, in un mondo assolutamente spirituale, che poi veniva detto in quella Roma. Inoltre, seconda differenziazione, Dio era per loro un elemento indifferenziato dal punto di vista sessuale, era maschio e femmina allo stesso tempo. E qui abbiamo una nota dolente, ebraica e anche cristiana, ma di questo parleremo anche subito. E poi un'altra caratteristica importante è l'aspetto che dicevo anche prima, esoterico, della rivelazione, cioè la conoscenza viene dall'esterno. Parliamo di questa, approfondiamo questo concetto di Dio come uomo e donna, perché fu un grosso punto di discrimine con il primo cristianesimo. In via incidentale era successo che questa indifferenziazione aveva di fatto privilegiato il mondo femminile, il quale, non avendo più pregiudizi di sorta, si era accostata con benevolenza alla fede gnostica. Noi sappiamo già che la fede ebraica, ed anche il primo cristianesimo, più la fede ebraica, tiene ben distinta la donna dalla partecipazione, cioè la fede ebraica, Dio è uomo, è maschio, l'uomo è sovrapposto, la donna è sottoposto, deve stare al suo posto. Prova ne sia che, avendo acchiappato le nove misure di parola, sta sempre a chiacchierare, quindi è meglio esplorare. E invece lo gnosticismo fa partire i due sessi da una situazione paritaria. Del resto, anche altre fedi vigenti nel tempo, come la egiziana, babilonese, greca e romana, avevano nel proprio panteone dei, quindi questo aspetto era più, tra virgolette, democratico. Ebraismo e primo cristianesimo invece. Il primo cristianesimo, a dire il vero, torna all'anno 100, ancora era piuttosto indifferenziato. Le donne partecipavano ai primissimi riti in maniera indifferenziata, non potevano ancora officiare, diciamo, la specie di abbozzo di messa che c'era, che non erano le proprie messe, era un incontro che facevano. Ma a seguito di questa parificazione gnostica i cristiani si irrigidirono. Prova ne sia che già 50 anni dopo, attorno al 150, i cristiani separarono durante la cerimonia le donne dagli uomini alla maniera ebraica. Anche se, non so se tutti sanno, che gli ebrei avevano fatto un grosso sforzo. Lo Spirito Santo in ebraico è femminile, si dice Ruah, che vuol dire soffio, ed è di genere femminile. Quindi abbiamo il padre, padre, il padre, figlio per i cristiani, e anche loro, i cristiani, accettarono questo, i primi tempi, questo Ruah, questo Spirito Santo femminile. Mentre per noi lo Spirito Santo anche lì è maschile, quindi la donna è ai margini. Lo gnostico Marco, da non confondere con Marco l'Apostolo, ribadisce che Dio è duale dal punto di vista sessuale, perché tutta l'umanità è fatta da uomini e donne. Anche Teodato nel 160 dice che a immagine di Dio fu creato l'uomo e la donna, a immagine di Dio. Questo concetto divenne ben presto punto di contrasto con l'ortodossia cristiana, e a farne le spese fu il mondo femminile. Lo stesso Marco, allora cominciarono delle diatribe, addirittura che scivolarono al terreno della, tra virgolette, sparlantina. Lo stesso Marco venne accusato dai cristiani di essere un seduttore. Dice, no, tu sei, tu parli
eguagli uomo e donna perché ti conviene. E Tertulliano, Ireneo lancia mangiate di sospetti e Tertulliano si scandalizza e stigmatizza, terzo secolo, si stigmatizza queste donne eretiche così audaci che arrivano a profetare e a insegnare. Pensa alla professoressa adesso. Sta di fatto che presso gli gnostici avevamo la maestra gnostica Marcellina, e presso i Carpocraziani, che erano una setta di gnostici, e i montanisti, un'altra setta di cui parleremo, che faceva riferimento a Montano, avevano due fondatrici come Prisca e Massimilla, quindi le donne andavano alla grande. Per la verità, mi piace citare ancora una volta Alessandria d'Egitto, che mi fa sempre simpatia, perché Clemente nel 180, Clemente era cristiano, Clemente Alessandrino, nel 180, avendo già letto gli gnostici, ma essendo abbastanza di apertura mentale, lasciava lo spiraglio aperto per queste donne così emarginate. E diceva Clemente: gli uomini e le donne partecipino in parte uguali alla perfezione, riceveranno la stessa istruzione e la stessa disciplina. Infatti il nome umanità è comune a uomini e donne. Per noi in Cristo non c'è maschio né femmina. Capito Clemente che era simpatico? Però era un po' isolato e stava ad Alessandria d'Egitto. A Roma e cose non diverse. Un altro argomento, una specifica proprio dello gnosticismo, era del cristianesimo, che si separò dallo gnosticismo, era un rigoroso monocentrismo. Per tradizione ereditata dagli ebrei, gli ebrei e i primi cristiani erano monocentrici, unico Dio, unico vescovo, unico prete, unica dottrina, e non parlavano di nessuno. Mentre lo gnosticismo era per definizione dualistico, bene, male, buono, discutiamo, vediamo chi ha ragione, poi io se riesco ti convinco. Adesso dobbiamo parlare brevemente, non vi preoccupate, di due maestri di gnosticismo, Marcione e Valentino, solo due, perché se ci mettiamo a declamare la vita di Lutero, giustamente. Però stiamo parlando di gnosticismo, dei maestri ne parliamo, giusto? Marcione si proclamava cristiano. Siamo nell'85 dopo Cristo, come data di nascita. Era nato nel Ponto, quindi siamo abbastanza indietro, se vogliamo, 85, ancora il cristianesimo traballava. Era figlio di un vescovo, ecco perché si insinuò, ma alla fine venne scomunicato per le sue tendenze eretiche, di cui adesso diremo. Allora se ne andò in Asia Minore, dove continuava a parlare, e anche lì venne, tra virgolette, assicutato. Allora se ne andò a Roma, che tutti accoglieva, e lì fondò una buona scuola, ma ahimè, si vede che era la sua sorte, venne scomunicato anche a Roma nel 140. E non si arrese, fondò varie comunità marcionite tra il 140 e il 160, data della sua morte, le distribuì un po' dovunque. Il marcionismo fu una forma di gnosticismo cristiano che diede fastidio al cristianesimo. Vediamo perché. Marcione era totalmente infarcito delle idee di Paolo, era un supporter spiegatario di Paolo. Riteneva che tutta la verità stesse nelle lettere di Paolo e che tutto l'Antico Testamento fosse una falsa legge. In sostanza ce l'aveva con gli ebrei che avevano messo in croce Gesù, e ce l'aveva invece, apprezzava Paolo perché aveva detto tutta un'altra narrazione a lui più congeniale. E fin qui tutto bene, potrebbe essere scambiato per un seguace agguerrito di Paolo, ma ahimè Marcione riteneva anche che gli dèi non fossero uno solo, come diceva l'Antico Testamento, ma due: uno, il vero Dio, che è quello della bontà, che sta in cielo e in terra, che manda Gesù affinché l'umanità venga risollevata dallo stato di dolore dove si trova. E il secondo Dio è quello falso del Vecchio Testamento, che praticamente addirittura è talmente perverso che per gelosia fa morire Cristo sulla croce. E allora Cristo chi è in questa dinamica marcionita?
Cristo è il figlio del vero Dio che puro spirito viene sulla terra, ottempera un messaggio del vero Dio, si fa uccidere, ma, udite, elemento gnostico, è solo spirito, non ha nulla di corporale. È come il docetismo, Marcione ritiene che Dio non sia mai stato uomo, era uno spirito che simulava di essere uomo tanto da simulare la morte sulla croce. Non è realmente morto, non era preoccupato, addirittura pensava, è inutile che piangete, perché, dice lui, in quanto io sono pure spirito, non posso morire. Con tutte queste premesse, insomma, è partito bene ed è arrivato male. Con tutte queste premesse, naturalmente, non potevano tenerselo, per cui fu dichiarato abbastanza presto eretico e allontanato. I marcionisti utilizzavano nella loro predicazione un solo Vangelo, quello di Luca, naturalmente epurato da ogni riferimento del Vecchio Testamento. Capirete voi, il Vecchio Dio, quello del Testamento, assolutamente non andava bene. E le comunità marcionite applicavano una morale molto severa, non sposavano, digiunavano e avevano una vocazione al martirio, perché ricordiamoci che incidentalmente vi dovete sposare, incidentalmente. Incidentalmente erano praticamente il martirio, perché incidentalmente stava succedendo che c'erano persecuzioni, quindi vocazione al martirio perché venivano catturati. Loro non si sottraevano, anche i marcionisti come i cristiani non si sottraevano, e avevano un forte senso di fratellanza, quindi erano dei tipi particolari, che credevano in quel gioco, per arrivare a morire per la loro fede, loro ci credevano, naturalmente era una fede diversa. Ben più importante invece fu Valentino. Valentino era nato in Egitto, Alessandro in Egitto, la grande fucina. Aprì una celebre scuola a Roma dove insegnò fra il 130 e il 160. Nella capitale raggiunse una tale fama che persino da concorrere alla elezione di vescovo di Roma. Attorno al 140 concorre all'elezione del seggio di vescovo assieme a Pio, che gli viene preferito, e poi diventa vescovo dal 140 al 155. Persino il maldicente Tertulliano dice che Valentino era degno di fede, era intelligente, era profondo, e che si era votato a questa forma di eresia perché è rimasto deluso dal fatto di non essere stato eletto vescovo a Roma. Secondo me non era proprio così, come vedremo, per il suo credo totalmente diversificato rispetto al cristiano, però insomma, questo ci dice il buon Tertulliano. Allora, per Valentino il vero Dio è il padre vivente o progenitore, che sta naturalmente, lo sappiamo, nel pleroma, nel cielo superiore, incontaminabile e incontaminato, non scende mai sulla terra. Il pleroma è il mondo degli spiriti puri, niente di corporale. E viene affiancato questo Dio da un'unica emanazione, la nus, la mente, che alcuni ritengono possa essere anche Gesù, altri invece no, ritengono che Gesù era un eone privilegiato, e poi circondato dagli eoni. Cos'erano gli eoni? Delle entità spirituali, puro spirito, a carattere binario, duale, perché questa era una delle caratteristiche, come detto, del dualismo, che alitavano, orbitavano in questo iperuranio, in questo cielo. E gli eoni erano organizzati in coppie di opposti. Uno di questi eoni periferici, che si chiamava Sofia, aspirava a voler accedere al Dio vivente per conoscerlo, per respirare la sua grandezza. Però non è degna di essere così vicino, per cui troppo si avvicina e viene buttata giù, precipitata sulla terra. Nel precipitare una parte di sé, la parte devoluta alla conoscenza, viene espulsa, e questa genera il Demiurgo, il Dio del Vecchio Testamento, molto più terreno, molto più umano, tra virgolette, tanto da essere in preda anche a gelosia. Allora, il Demiurgo è per Valentino il Dio del Vecchio Testamento, come altri gnostici l'abbiamo detto. Il mondo è frutto di emanazioni superiori ed inferiori, il mondo dello spirito e il mondo della materia. Allora, per Valentino il mondo degli uomini è diviso in tre categorie.
è tripartito. Uno, la prima categoria è quella degli ilici. Gli ilici sono quelli che vivono solamente cercano di mettere il pranzo con la cena, cioè non hanno problemi particolari, basta che mangiano, dormono e riescono anche a lavorare, sono a posto, non si pongono nessun genere di problemi. Quindi gli uomini completamente materiali, che vivono di materialità. Poi abbiamo gli psichici, seconda categoria, che sarebbero i cristiani, un pochino più sopra, che riescono a intendere e capire, che sono in preda al cristianesimo, secondo Valentino, cioè sono un po' più grossolani, abboccano al messaggio semplicistico del cristianesimo e sono psichici. E poi abbiamo gli pneumatici, naturalmente, che orbitano nel regno superiore. E questi sono gli unici che possono, giustamente indottrinata dalla gnosi, sperare di arrivare a conoscere il vero Dio, parte di parte. Anche per Valentino, Cristo non è realmente morto, era un'entità totalmente spirituale che simula la morte per così, perché andava fatto un po' perché. No, perché essendo fatto di solo spirito non può subire passione di sorte, spirito non muore, è mortale. Questa tendenza a non riconoscere la corporalità di Cristo, che oggi la nostra Chiesa riconosce totalmente, si dede poi adito a un'altra eresia non è gnostica, detta docetismo. Il docetismo sosteneva che Cristo era solo spirituale e non carnale. E fu un argomento di persecuzione anche questo. La scuola valentiniana ovviamente partorì, perché durò 2-3 secoli, partorì anche degli altri maestri. Tolomeo e Marco, quello che citavo prima, furono maestri che aprirono delle scuole a Roma e anche in Medio Oriente ed ebbero un buon successo, perché riuscirono a produrre dei Vangeli che poi rimasero. E si attribuiscono alla scuola valentiniana il Vangelo della Verità, il Vangelo secondo Filippo, la preghiera dell'Apostolo Paolo, il trattato sulla Resurrezione, il trattato tripartito. Piccola pausa e mettiamoci adesso, spostiamoci in un argomento giallo. Lo gnosticismo, in un primo momento, fu conosciuto da noi solamente attraverso i padri della Chiesa che ne dissertavano per parlarne male, per confutare, per dire cose di loro che non andavano bene, cioè per confutare la loro fede. Quindi noi conoscevamo il gnosticismo solamente per grandi riportati, non conoscevamo la fede della loro esperienza. Però, per nostra fortuna, nel 325 era già avvenuto il concilio di Nicea, il quale, facciamo un piccolissimo passo di vista, il cristianesimo soffre per fino a tutto il secondo secolo, all'inizio del terzo secolo si consolida il primo cristianesimo, si accoppia sempre di più con il potere politico, si fa strada, grazie alla sua semplicità monocentrica riesce a perforare dentro il potere politico. Sta di fatto che con Costantino, che da solo meriterebbe una conferenza, con Costantino entra, diventa religione di Stato, e nel 325 il concilio di Nicea, con Costantino seduto là, impaludato, tutto pieno di oro, con una specie di mitra in testa, lui è imperatore, tipo Papa, decide che tutte le fedi sono erotiche e eretiche, magari eretiche, sì, c'è anche lo stesso, sono eretiche e quindi 325 niente. Ma le cose andavano ancora peggio, perché ad Alessandria d'Egitto, sempre quella, nel 367, quindi 30 anni dopo, il vescovo di là, che si chiamava Atanasio, per non confondere con cavallo valese, che si chiama Dottore, dichiara che tutti questi testi gnostici devono essere distrutti perché sono eretici. Lì vicino c'era un monastero, il monastero di San Pacomio. Questo monastero di San Pacomio c'erano monaci copti che parlavano il saitico, un linguaggio, un dialetto copto, greco copto.
Ora, non sappiamo se uno o più monaci, monaci mischine, ritennero che questi testi gnostici non andavano distrutti, non se la sono sentita, perché sempre cultura era. E allora uno, un monaco di questi, una qualunque mattina, di un periodo attorno al 350, prende 52 testi gnostici, li racchiude in 13 libri, tutti rilegati con pergamena fuori, li ficca dentro ad una giara alta un metro, con un coperchio rosso, lo sigilla, si parte da capo mattina e li va a seppellire in un cimitero lì vicino, un cimitero pagano, guardate che è lì vicino, che dove praticamente, che si chiamava Diabolis Parva. Basta. I nostri manoscritti rimangono ficcati là sotto per 1600 anni. Facciamo un salto in avanti e andiamo al 1945. Nel 1945 il posto aveva cambiato connotati e anche nome. Si chiamava Jabal al-Tarif. Era un posto con una piccola montagnola, un terreno parzialmente abbastanza fertile sotto, nella piccola montagnola 150 grotte, dove da tempo, siamo a 100 km dalla valle di Luxor, dove da tempo immemorabile gli egiziani seppellivano i loro morti. In questo posto Jabal al-Tarif, una bella mattina, Muhammad Ali al-Saman, un contadino qualunque, carica il suo dromedario perché doveva andare in un terreno un po' più in là, alla ricerca, in un campo lì, alla ricerca di Al-Qasar, di una terra particolarmente fertile e rossa, perché al suo paese, lì vicino, la terra era sterile, quindi lui prendeva questa terra, la portava là, la rimescolava e fertilizzava la sua terra. Lui e suoi fratelli, quella bella mattina che abbiamo detto, si reca e comincia a zappettare. Ad un certo punto la zappa urta contro qualcosa di solido. Lui scava e vede che non era una pietra, era una giara. E allora si ferma interdetto, perché potrebbe essere un tesoro dentro una giara, ma potrebbe, ahimè, esserci anche uno spirito dello jin, uno spirito maligno con tante maledizioni. Tu apri la giara, ti becchi la maledizione e ti viene un colpo mezz'ora dopo. Rimane un poco perplesso, però Muhammad Ali Saman aveva coraggio, come andrete a scoprire tra poco. E allora si fa coraggio, pac, dà una vangata e rompe la giara. Tira fuori i nostri capolavori, li guarda e rimane piuttosto stupefatto. Seccato, per non dire altro. Comunque sia, siccome sua madre viaggiava con una forno a legna, forno a fuoco, allora non c'è ancora la corrente elettrica. Le mette sul cammello e serviranno per dare fuoco. E se ne torna a casa. Sua madre, Ahmad, era rimasta vedova da poco. E allora arriva, lui dice, guarda, ci sono queste cose, vieni se ti seguono per fare poco. La madre ne prende uno, due, non lo sapremo mai perché non se la sono cantati, li butta sul fuoco e i nostri vangeli ravvivono la fiamma. Poi, per fortuna, la madre si ferma, basta, e non brucia gli altri libri. Anche perché sono disturbati da un evento che sopravviene. Qual è l'evento che sopravviene? La madre, chi cavale mi devo leggere come si chiama, che non mi scordo, Ahmad, è importante anche. Ahmad non era rimasta vedova di morte naturale. Ah no, perché suo marito era stato ucciso poco tempo prima in una faida familiare. Quindi un parente aveva ammazzato. E il parente omicida si era presentato da poco, ora arriva la notizia in paese. Allora la madre, donna di carattere, chiama i figli, due o tre, dice, l'assassino di mio marito, il vostro padre, si è presentato. Bisogna fare qualcosa. Presto detto, i nostri fratelli si armano di pugnale, fanno un attentato, sorprendono l'omicida, lo pugnalano, gli tagliano, scusate signore, il petto, estraggono il cuore e se lo mangiano. Perché in fondo questa è una vendetta di sangue, quindi questa storia non è un romanzetto, anzi, è successo tutto quello che sto dicendo, visto che questa era una delle storie. Si mangiano sto cuore e poi vengono presi con un po' di preoccupazione. La polizia funzionava anche allora, al Cairo, nel 1945.
Allora si danno la fuga, devono fare come tutti, scappare. Però prima di fuggire danno un'occhiata a questi libri vicino. Chissà che non possono valere qualche cosa. Ed allora, con un cinismo che rasenta l'incoscienza, affidano i libri al prete del paese. Adesso vi devo dire, mi dispiace per voi, ma vi devo dire come si chiama, perché ha un nome che è bellissimo. Alcumus Basilius Abd al-Masish. Tu sai come e lo prega di tenere questi libri perché dopo che la polizia indaga potrebbero valere qualche cosa oppure addirittura di collocarli sul mercato antiquario. Il prete diceva messa ma non era un antiquario, quindi tanto assai non ne capisce. Ma c'era di vicino un professore di storia, la storia funziona invece, un professore di storia Raghib che vede i testi, li apre, sapeva leggere il copto, anzi il saidico, ne capisce la valenza, li porta subito al Cairo per venderli al mercato nero. Al Cairo, che cretine non erano, se li comprano subito. E la polizia viene informata subito. La polizia corre, ne sequestra uno di questi 13 libri di pergamena, appena capisce di che cosa si tratta, ne compra uno. Appena capisce di che cosa si tratta, va a sequestrare gli altri 12 e uno solo scappa, venduto al mercato antiquario negli Stati Uniti d'America. Questo libercolo così conteneva i nostri Vangeli gnostici, che adesso noi, grazie a questo giallo terrificante, a questa storia di sangue, possiamo leggere nella loro interezza, laddove riusciamo a capire, perché leggere negli stessi modi non è probabilmente facile. Se leggete un testo gnostico, rimanete un pochino perplessi perché procedevano in maniera concentrica. Loro, innanzitutto parlavano tra iniziati, quindi loro sapevano il linguaggio che cosa voleva dire, poi procedevano in maniera concentrica, non facevano riferimenti, tutti loro capivano di che cosa stavano parlando, uno che si, come fanno i nostri studiosi, che si accosta al testo senza avere questa prassi concentrica rimane un momentino. Non per tutti i Vangeli, infatti quelli di cui parleremo adesso sono i più comprensibili, altrimenti io non ve li potevo spiegare. Allora, quelli che oggi tutti chiamano i codici di Nag Hammadi, che sono la più importante scoperta archeologica e bibliofila del XX secolo, assieme a quelli dei manoscritti del Mar Morto, i codici di Nag Hammadi contenevano e contengono il Vangelo degli Egiziani, il Vangelo della Verità, il Vangelo di Filippo, il Vangelo di Tommaso, l'Apocrifo di Giovanni, il Libro Segreto di Giacomo, l'Apocalisse di Paolo, l'Apocalisse di Pietro, le lettere di Pietro. Ne parleremo molto brevemente adesso, altrimenti poi addirittura invece non hai trattato tutti gli argomenti, ma io non ho. Vangelo di Maria, scusa, Vangelo di Maria. C'era pure, ma non lo cito, Maria Maddalena, sì. E le analisi effettuate sul corpo dei libri ridatano fra il 350 e il 400, quindi molto tardi, però si tratta con certezza di traduzione in saidico di precedenti originali in greco, di cui le due versioni greche originali risalgono al 150, al 100 al 200, mediamente 150 dopo Cristo, con spunti attorno al 100, quindi a confine con il Vangelo di Giovanni, il nostro Vangelo di Giovanni, che è tardo, 90-110, quindi abbiamo una zona di connessione temporale e poi ci si sposta un momentino in avanti, ma non ho per detto solo. Sono tutti frutto di letteratura ellenistica, quindi invenzioni, come anche in parte i Vangeli canonici, e il loro contenuto è più diverso e filosofico. Cominciamo dal primo, senza perdere tempo, perché è molto importante, probabilmente il più importante di tutti, è il meno gnostico tra tutti, ma è il più importante, perché è il Vangelo di Tommaso Naemi, Didimo, l'ennesimo presunto fratello di Gesù, che Gesù non è un fratello Giacomo, ma è un quattro fratelli, dice la tradizione, quattro fratelli e due sorelle. E il Vangelo di Tommaso è il Vangelo più importante tra quelli scoperti, la versione originale risale al 140 e quindi siamo abbastanza alti. Questo è l'inizio che già è molto chiaro con il Vangelo, si può leggere, io ce l'ho a casa, si capisce tutto quello che dice. L'inizio è proprio questo che vi vado a leggere, un rigo solo. Questi sono i detti segreti pronunziati da Gesù il vivente,
e scritti da Didimo, Giuda e Tommaso. Seguono poi 114 letti di Gesù che cominciano tutto. Gesù disse, potremmo dire, Gesù disse, piccoli, brevi, sono frasi che vanno da una semplice rigola a tre righe massime. Di Giuda Tommaso in questione, come detto, è il fratello di Gesù. La figura di Tommaso viene citata anche in Pistis Sophia, che è un importante scritto gnostico del III-IV secolo, reso pubblico nel 1851. In questa Pistis Sophia leggiamo: a te Filippo, a Tommaso e a Matteo, il primo mistero ha assegnato il compito di scrivere tutti i discorsi che pronuncerò, questo è Gesù che parla, e farò e tutte le cose che voi vedrete. Quindi un'impronta di autenticità. Il Vangelo si rivela il meno esoterico tra i Vangeli gnostici, cioè è scritto in maniera più, addirittura è importante perché un terzo del Vangelo è quasi coevo con i Vangeli canonici, un terzo del Vangelo è autonomo, quindi deriva da Logia, Logia vuol dire detti, detti di Gesù che prima viaggiavano sparsi. Poi una parte dei Logia, di questi detti, confluiscono nei Vangeli canonici, una parte in tutti gli altri Vangeli che abbiamo detto, e una parte vengono utilizzati, recepiti e adattati anche dagli gnostici. Quindi un terzo del Vangelo di Tommaso è originale, cioè noi non abbiamo notizia di questi detti né nei nostri canonici né neanche negli altri Vangeli, quindi sono una fonte molto importante. È il meno eretico di tutti perché si limita solamente a riferire detti di Gesù, poi basta, non fa nessun commento, non porta le persone a credere o non credere. È interessante notare come uno di questi detti cita anche Giacomo il Giusto, ed è questo: i discepoli dissero a Gesù, sappiamo che tu ci lascerai, chi è che sarà grande sopra di noi? Gesù rispose loro: dovunque andrete, seguirete Giacomo il Giusto, colui a motivo del quale sono stati creati il cielo e la terra. Cosa vuol dire questo? Che la corrente del giudeo-cristianesimo era ancora ben viva in Siria, dove fu scritto con ogni probabilità il Vangelo di Tommaso, tant'è che uno di questi detti viene recepito per magnificare Giacomo, il fratello di Gesù. I contenuti originari avevano fonti e date diverse. Se volendo indagare, si intravedono due sottotesti. Uno che veniva utilizzato dai cristiani ortodossi e un altro invece di ambiente gnostico e maniceo. Naturalmente sono rimescolati per bene nel Vangelo. Passiamo al secondo Vangelo in ordine di importanza. Il Vangelo di verità. Questo è un Vangelo a contenuto non narrativo. L'autore dimostra di conoscere bene i quattro Vangeli, le lettere di Paolo e anche l'Apocalisse, ma è frutto di uno gnosticismo di tipo valentiniano. E ne abbiamo notizia da Ireneo, nel 180, padre della Chiesa Ireneo, che nel 180 già ci dice questo che vado a leggere. I valentiniani ostentano pubblicamente le loro composizioni e si gloriano di possedere più Vangeli di quanto in realtà ve ne sono. La loro sfrontatezza è giunta al punto di intitolare Vangelo di verità ciò che essi hanno composto di recente e che non concorda per nulla con i Vangeli degli Apostoli. Si presume che il Vangelo di verità sia stato scritto a Roma tra il 140 e il 160. Lo scritto è un'omelia su Gesù, sulla sua missione, sulla sua opera, che però presuppone la conoscenza che guida l'iniziato nella visione del Padre. E leggo un altro brano che fa capire l'introduzione e la complessità. Il nome dell'Uno, Dio, diventa anche il nome dell'iniziato. Quindi l'iniziato, nel momento in cui acquisisce la conoscenza di Dio, diventa tutt'uno con Dio. Colui che conoscerà in questo modo sa dove venne e dove va, cioè il suo futuro è garantito. Colui invece che non conosce è nel bisogno, e ciò di cui ha bisogno è grande, giacché ha bisogno di ciò che lo rende perfetto. In parole povere, la gnosi rende perfetti, la mancata conoscenza vi rende imperfetti. Il messaggio era chiaro, se saputo intendere. Descriviamo la cornice del Vangelo.
Dio Supremo è detto Padre e risiede nel pleroma, che vuol dire pienezza, pienezza di spirito, nel pleroma. Genera il Logos ed è circondato dagli eoni. Gesù, in questo caso, in questo Vangelo, è anche lui un Logos, quindi un'entità di rilievo. E gli eoni possono conoscere il Padre solo attraverso la mediazione di Gesù, Logos, il ragionamento. Dal mancato incontro spirituale tra gli eoni e gli uomini nasce l'errore e tutta la terra è infarcita di errori. Terzo Vangelo, coraggio. Il Vangelo di Filippo è stato trovato annagrammato, risale anche lui al 330-340, quindi siamo sempre nello stesso periodo. E anche esso è frutto di Valentiniano. E la zona di origine è la Siria occidentale. Comprende, è un'opera completamente gnostica ed esoterica e comprende 127 sentenze ordinate per argomento gnostico. E l'autore quasi mai elabora fino in fondo i suoi concetti perché li dà per presupposti e quindi li accenna semplicemente. È un Vangelo importante perché per la prima volta spuntano i sacramenti, per la prima volta in pari gnostico, spuntano i sacramenti, quelli della fede cristiana, però trasposti dal punto di vista gnostico. Infatti loro li chiamano sacramenti o misteri e sono una cosa totalmente diversa dai nostri sacramenti. Vediamo quali erano questi sacramenti nel Vangelo di Filippo. Il primo sacramento è il battesimo, da noi si vive il battesimo, attraverso il battesimo lo Spirito Santo scende e ci dà la possibilità di aspirare alla buona vita. Per loro invece il battesimo, l'acqua del battesimo è un nuovo corpo, quindi lo gnostico che entra nell'acqua si riveste materialmente di un nuovo corpo perché esce con l'acqua. Se sa intendere, questo rivestimento non andrà mai via. Se invece entrare nell'acqua è un cristiano, si asciugherà l'acqua al sole e non rimarrà nulla della vera fede gnostica. Quindi tutto un linguaggio simbolico e profondo. E poi il secondo mistero o sacramento è l'unzione. Ci riferisce Ireneo, vengono unti, ungono l'iniziato col balsamo. Questo profumo, dicono, è il profumo sparso degli eoni. Quindi il profumo degli eoni serviva per ungere l'ognostico col secondo sacramento. Il terzo sacramento per loro, anche per loro è meno importante, è la redenzione. La redenzione era il messaggio di Cristo che ci libera dall'asservimento delle idee non pertinenti e viene anch'esso dato all'iniziato attraverso l'olio sacro. Quarto sacramento, l'Eucarestia. Anch'esso non è molto importante, era vino misto ad acqua e il pane in questo caso è sovraceleste, alimento spirituale che dà vita e conoscenza, quindi alimento del pleroma, alimento che fa da veicolo con il pleroma. Quello più importante di tutto è il matrimonio sacro, hieros gamos in greco, detto anche la camera nuziale. Cosa succedeva in questa camera nuziale? Il rito era molto semplice, si estrinsecava solo in un bacio tra l'officiante e l'officiato o l'ufficiato. In questo bacio però si comprendeva l'assunzione dell'interessato dentro una camera particolare, nuziale, dove lui poteva ricongiungersi al Dio. La camera era una parvenza in terra del Roma, del regno di Dio. E quindi il perfetto gnostico, se tale era già stato ritenuto, poteva anche su questa terra, tramite questo rito, accedere anticipatamente al pleroma e diventava immortale, che loro credevano anche nell'immortalità, raggiungevano il loro paradiso. Brevemente gli altri Vangeli, brevemente, e poi ci abbiamo alla conclusione. Che hai visto? No, il Vangelo degli Egiziani è il grande libro sacro dello spirito invisibile ed è infarcito con la tendenza egiziana del dio Set, venuto in terra per liberare le anime
dalla prigione della carne. L'apocrifo di Giovanni, mentre Giovanni l'apostolo è stordito perché Dio è stato crocifisso, si aprono i cieli, appare Gesù, Gesù gnostico, e naturalmente ne approfitta per spiegare a Giovanni che cosa era successo e i contenuti della fede gnostica. La lettera di Filippo, di Pietro a Filippo, gli apostoli stavano pregando sul monte degli Ulivi, compare Gesù e gli spiega: ascoltate, io sono Gesù Cristo ed è con voi e sarò con voi per sempre. Anche lì in facitura di gnosticismo. L'Apocalisse di Pietro. Pietro sprofonda in un'estasi e non riesce più a vedere. Dopodiché compare Gesù e gli dice: dimmi che cosa vedi. Lui alluzza, come si dice in siciliano, e non vede nulla perché non ha la vera conoscenza. Poi gli dice Gesù: guarda meglio. Guarda la seconda volta e comincia a vedere. Voi avete già capito dove voglio arrivare. La vera conoscenza dà la visione del reale. Per ultimo, libro segreto di Giovanni, che ci dà una rivelazione di Gesù a Giovanni di Zebedeo. E lì spunta ancora Sofia come emanazione del vero Dio, che crea a sua volta il Dio della Bibbia. E questo già lo abbiamo capito. Dobbiamo brevemente indagare quali furono le ragioni che fecero cedere lo gnosticismo in concorrenza nei confronti del cristianesimo. Perché lo gnosticismo ha perduto la sua battaglia contro il cristianesimo? Per due o tre motivi però fondamentali. Il primo era la mancanza di unità del fenomeno gnostico. La filosofia è di per sé opinabile, la gnosia ha tante filosofie, tante opinabilità, tante dottrine. Invece la fede cristiana nel terzo secolo era già un'unità. Quindi il monolitico contro la libera speculazione vincerà sempre. Secondo punto, la vittoria della coerenza semplicistica, passatemi il termine, contro la speculazione dualistica più complessa. La semplicità è più facile da capire rispetto alla complessità e quindi più gente veniva. Quella dei gnostici in fondo era una teologia elaborata a tavolino. Il cristianesimo viveva nelle strade, non c'era competizione, non ci poteva essere competizione. Inoltre, la cosa determinante contribuì al successo del cristianesimo, ma questo ne ho anche accennato prima, la politicizzazione del cristianesimo stesso che si era insinuato dentro lo Stato ed era diventata religione di Stato. Ci avviamo alla conclusione, ci rimane un ultimo accenno per chiederci che cosa è rimasto dopo questo periodo dello gnosticismo nelle nostre culture, non dico contemporanee, ma dell'era moderno o del medioevo. Ecco, torniamo un pochino sul medioevo. Allora, le ideologie eretiche medievali si ebbero pure, si richiamavano allo gnosticismo. Credenze come i manichei, i bogomili, gli albigesi, più famosi come catari, credevano nel dualismo tra il bene ed il male, rappresentati rispettivamente dal Cristo e dal Demiurgo. Quindi la gnosi trasmuta quasi integralmente nel Medioevo, nei catari e negli albigesi. Tutti credevano di aspirare a delle parole segrete di Gesù. Dirò di più, il Santo Graal, tutta l'apologia del Santo Graal, c'è una corrente storica, dottrinale, che ritiene che non fosse altro che il Vangelo di Tommaso, il quinto Vangelo, che è scomparso per tanto tempo. I cavalieri del crociati ne prendono conoscenza, lo portano sotto forma di messaggio del Graal e poi viene scoperto nel 45 a Nagamati. Quindi noi conosciamo tutto sommato il Santo Graal, se questa accezione è giusta. E per ultimo, la libera muratoria del terzo grado con il paradigma massonico. I massoni assorbono abbastanza di questo dualismo, ma per ultimo, e i più famosi assorbitori sono, passatemi il termine, gli Illuminati di Baviera, che è una setta fondata da Adam Weishaupt in Germania nel 1776 a cui ha attinto Adam Brown per il Codice da Vinci. Tutte queste conoscenze si basano sulle condizioni gnostiche. Ora ci abbiamo veramente alla conclusione e ci dobbiamo porre un'ultimissima domanda. È giusto che tra il codificato che dà tranquillità e la libera ricerca che invece dà complessità abbia vinto il codificato? A ciascuno di voi la risposta. Secondo me, a mio modo di vedere, succede che la storia, che il mondo non si adagia mai come dovrebbe, si adagia come può
E questo lo stiamo vedendo anche noi nei nostri giorni, dove sta succedendo quello che sta succedendo. Il mondo talvolta si adagia non come dovrebbe, altrimenti sarebbe troppo bello, purtroppo si adagia come può. E questo è forse la vera e perenne fatica della storia. Grazie.